Processo per stalking e diffamazione del famoso giudice di Masterchef. Gli insulti sono iniziati a seguito del commento. Si sono conclusi con due denunce e una multa di 1.500 euro. Non so se te ne renderai conto, ma io da oggi sarò quello che ha insultato Antonino Cannavacciuolo. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Sarà tipo la terza volta che provo a registrarlo, però non so, mi inceppo un pochettino perché volevo un po' più di dinamicità all'interno del video. Di solito sono sempre lì nel mio piccolo studio che registro, però questa volta volevo farlo un po' in movimento. La natura di questo video nasce dal fatto che alcuni commenti ad un reel che feci già un anno fa stanno continuando a scaturire alcuni commenti un po' positivi e un po' negativi. Di solito non do molta attenzione a queste cose, però diciamo che mi piace mettere i puntini su lei se le cose non sono ben chiare. E difatti oggi parleremo di come quella volta che criticai Antonino Cannavacciuolo. Ma con un supermercato. Ma per fare un po' di chiarezza e raccontarvi esattamente che cosa è successo, dobbiamo fare un salto nel tempo, esattamente a un anno e mezzo fa. Si sta avvicinando il periodo di Pasqua e con esso anche le sue colombe, e diciamo che una tra tutte colpì la mia attenzione, che fu quella di Antonino Cannavacciuolo. Per voi che non lo sapete, Antonino Cannavacciuolo è uno dei miei idoli all'interno del mondo culinario, e siccome non ho mai avuto la fortuna di assaggiare uno dei suoi prodotti e mi sono detto ma perché no, dai, facciamo sta pazzia. Here comes the money. Here we go, money. E per 41 euro all'interno del suo store mi sono preso la sua colomba, che purtroppo non ho nessuna foto da condividere, quindi andrò a prendere un'immagine della sua vecchia colomba. E devo dire che comunque il packaging era molto molto figo. Ad ogni modo, ci troviamo esattamente dopo Pasquetta, l'11 aprile 2023. Mi arriva la sua colomba a casa e lì decido di registrare un video reaction, un po' buttato così, mentre assaggio la sua colomba. Era mattina presto ed ero ancora un po' traumatizzato. Infatti in mio aiuto, dall'altra parte che non si vede, c'era Nanda, che mi ha aiutato a registrare il reel. Allora, diciamo che la colomba si presentava molto bene. Era una colomba artigianale, buona, non posso dire di no, però diciamo che l'ho un po' criticata, ma non perché non fosse buona, ma semplicemente perché mi aspettavo un po' di più. Allora, adesso passi quello che ho detto all'interno del reel. Comunque io faccio il reel, lo registro, lo monto e lo pubblico su TikTok. Preciso che comunque su TikTok non ho un grandissimo seguito, al momento sono sui 236 follower, penso. Non vado molto forte sui social, un pochettino quel video ha scaturito l'attenzione di alcune persone perché comunque eravamo nel periodo pasquale, un po' di SEO, un po' di keywords. Antonino Cannavacciuolo ha fatto un po' di hype e quindi ho avuto qualche migliaio di visualizzazioni, niente di più e niente di meno. Ma più che altro quelli che erano bassi erano anche i commenti, a pochi interessato il video. Fatto sta che comunque i mesi passano, addirittura gli anni passano, un anno, e ci ritroviamo esattamente all'aprile dell'anno scorso, dove a un certo punto un mio amico mi messaggiò su Instagram inoltrandomi un link. Il link faceva riferimento ad un giornale di Treviso Cinema, se non sbaglio, mi metto la slide qua sopra, dove avevano pubblicato un piccolo articolo sul mio reel di TikTok dove riportavano la mia reaction alla colomba di Antonino Cannavacciuolo. In più hanno scritto ciò che ho detto, solamente che senza aver interpretato ciò che ho detto, diciamo, ha dato un messaggio, a parer mio, un po' sbagliato di quello che ho detto all'interno del reel. Eh sì, perché alcune persone, da come hanno potuto leggere l'articolo, hanno un po' capito che ho detto che la colomba di Antonino Cannavacciuolo fa cagare, cosa che non è assolutamente vera. E quindi diciamo che, essendo anche collegato il mio profilo e il link del reel a questo articolo, il video ha cominciato ad avere un po' più di visualizzazioni e con esso sono aumentati anche i commenti, che devo essere anche sincero, un po' sono positivi e un po' sono anche negativi. Non voglio essere così drammatico, solamente che alcune persone non l'hanno presa molto bene, hanno cominciato a criticare ciò che ho detto, hanno cominciato a dire prova tu allora a fare con i prodotti, con i costi. E la cosa che ha fatto più scalpore, diciamo, è il fatto che io abbia detto una normale colomba da supermercato. Cerchiamo di mettere un po' di puntini su lei. Allora, di per sé la colomba era anche buona, io non posso dire di no. Mi rendo anche conto che comunque è un prodotto artigianale, ma comunque fatto su larga scala, un po' industriale se possiamo così dire. Comunque, molto buono, lo ripeto, ma per aver speso 41 euro, seppur utilizzati prodotti comunque buoni e quant'altro,
Mi aspettavo un po' di più da uno chef del genere, quasi sicuramente per appunto provare la sua cucina così idilliaca. Oltretutto, per aver preso 3 stelle Michelin, dovrei, anzi devo andare sicuramente lì a mangiare. Però comunque ragazzi, in fin dei conti era una normalissima colomba, che non è perché è da supermercato allora fa cagare, era comunque buono, non posso dire di no. Ma comunque, se mi avessero messo una fetta della colomba di quella di Antonino e una fetta della colomba della Despar, che comunque quella della Despar è buonissima, e con questo non voglio dire che fa cagare, anzi è buona, però ripeto, c'è niente di più e niente di meno, né carne né pesce, se possiamo così dire. Il fatto è che io penso che al giorno d'oggi non siamo neanche più liberi di dire ciò che pensiamo, perché basta dire un proprio parere, basta comunque, ok, esternizzarlo un po' con tutto il mondo, e siamo subito criticati da tutti. D'accordo che se vogliamo comunque esporre un nostro pensiero dobbiamo anche sapere accettare le critiche, però ragazzi riflettete anche su quello che dite, perché comunque magari non in questo video ma in altri video che ho fatto, in altri video di miei amici, non è che andate proprio per la leggera. Comunque per un video X, senza infamia senza lode, che comunque non dice niente di male effettivamente, capissi se andassi sul personale, ma in fin dei conti sto criticando un prodotto e nemmeno lo critico così male, come comunque accade ogni giorno. E quindi non so, vi prego un po' di fare lo stesso, o perlomeno, non so, apriamo un dialogo un po' più civile. Insomma ragazzi, boh, ho voluto fare un po' di polemica, ma il video, tagliamo corto, finisce qui. Non è stato il solito video urbex, ma mi sto solo un po' in stallo al momento, perché sto facendo un po' di cose, sono un po' impegnato anche col lavoro, anche un po' qua con la casa, ma tornerò presto con il video urbex. In più, non so quando, ma entro quest'anno arriverà una piccola chicca. Quindi attendete ragazzi, io vi ringrazio per i vostri commenti, mi piace e le vostre iscrizioni. A breve arriveremo a 1000 iscritti, io non vedo l'ora, è un piccolo traguardo personale. E quindi va bene, dai, noi ci vediamo col solito appuntamento del lunedì alle 19. Ciao ciao ciao.